Data la natura di Google e che per quasi tutti se una cosa non è su Google non esiste, c'è un ruolo che Google può avere sia per i grossi produttori che per i piccoli produttori, ovvero di agire come una sorta di grande equalizzatore nel mondo della comunicazione del vino? Penso che quello che conta veramente per qualsiasi produttore, piccolo o grande che sia, è avere una presenza online forte ed efficace, perché il poter disporre di contenuti attrattivi consentirà al pubblico potenziale di trovare sia il sito dell'azienda che i siti che linkano a quel sito. Alla fine, quello che sta a cuore al consumatore sono la varietà e l'attrattività dei contenuti, specialmente per quel che riguarda il mondo del vino. Questi contenuti consentono di trovare la varietà di informazioni che stanno cercando. Quindi, investire in una presenza online forte, sia su mobile che su desktop, è molto importante per qualsiasi produttore, piccolo o grande che sia, e per riuscire a connettersi con i propri consumatori. Dato che vendere il vino non è come vendere un qualsiasi altro tipo di prodotto, vista la carica emotiva e il bagaglio di sensazioni che il vino porta con sé, lei pensa che i contenuti possano essere più efficaci se portano con sé magari non un certo grado di onestà, un termine troppo forte, ma forse di integrità o di sincerità? Penso che il consumatore si aspetti onestà da chiunque. Quanto più un produttore, indipendentemente da ciò che produce, è onesto e genuino, tanto migliore sarà la risposta del consumatore. Questo vale in particolar modo con i social media, che consentono un controllo diffuso delle fonti molto veloce su quelle che sono le idee e le proposte del produttore. È un imperativo per il produttore essere genuino e diretto nella comunicazione, perché alla fine è quello che il consumatore cerca.